male. E adesso vi voglio raccontare la storia di Domizia Di Crocco, un insegnante che per reagire a un periodo difficile della sua vita voleva trasferirsi e lavorare in America, Miami. Ha cominciato ad interessarsi in rete per l'acquisto di una casa. È stata contattata da un presunto agente immobiliare e quest'uomo ha conquistato prima la sua fiducia, è entrato in confidenza con lei e poi le ha estorto 60.000 euro. Un duro colpo per Domizia quando si è resa conto di essere stata vittima di una truffa, anche una truffa sentimentale, per fortuna ha avuto la forza di denunciare. Allora, copertina, fra poco potremo conoscerla. Allora, questa signora è qui, si chiama Domizia, una truffa sentimentale e immobiliare, e poi c'è il suo avvocato, il suo assistente legale, scusami, Gian Piero Grossi, e è rimasto Giovanni e Antonella e Yolanda. Ciao Yolanda. Yolanda ce l'abbiamo avuta ieri, Yolanda Bonino è vittima di una truffa affettiva ed è la presidente di ACTA, che è un'associazione che si occupa di aiutare queste persone. Allora, partiamo da Domizia. Domizia, come ha fatto a toglierti 60.000 euro questa persona? Non è stato difficile, perché io come base sono una persona molto empatica, ingenua, con un grande cuore, poi un tratto romantico, e ho sempre sognato, il sogno americano mi ha portato a togliermi... Ma perché lui ti aveva venduto una casa a Miami? No, io mi volevo realizzare come professionalmente, come insegnante, quindi tutto è partito da un presunto acquisto che dovevo fare presso una importante borsa immobiliare americana. E ho contattato questa borsa immobiliare che mi ha consigliato... Un broker, diciamo. No, è proprio una borsa immobiliare, mi ha consigliato delle videoconferenze. Per cui sei stata consigliata da un organismo ufficiale. Sì. E questo poi è entrato nella tua vita personale? Tramite modalità middle, quindi si è interposto tra me e la borsa immobiliare, il venditore di case. E consigliandomi un affare che poi si è trasformato questo affare in una sorta di scambio sentimentale, perché c'erano da fare dei movimenti con dei documenti dalla Turchia e questi documenti non potevano essere trasportati perché le motivazioni sono sempre quelle di sofferenza. Perché è arrivato l'affetto ad un certo punto, il sentimento? Perché ha iniziato a corteggiarmi, a dirmi belle parole, a dirmi che era una bella donna, che mi avrebbe aiutata ad acquisire la cittadinanza italiana, ecco. Acquistare l'immobile, a prendere il visto e ad inserirmi nel mondo del lavoro. Ecco, Yolanda, eccoci qua. Ci ritorniamo. Quando ieri dicevo, è un modello, no? Sì. Di applicazione della truffa, che può partire da una truffa economica, certo. Però utilizza i sentimenti, utilizza anche le fragilità delle persone, ma anche i desideri, non sempre fragilità. Io ci tengo a dire che non sempre le vittime sono fragili, a volte le vittime stanno anche in un momento di loro felicità, di cose, ma magari non so, non hanno l'amore in quel momento, non hanno un compagno, una compagna vicino, allora conoscono queste persone fidandosi.
fidandosi, pensando che siano delle brave persone. Yolanda. Hai detto benissimo, infatti non la fragilità è uno degli aspetti, ma c'è anche l'altro aspetto della curiosità. E poi, come dicevi tu prima, ma non sempre uno è attento a qualcuno che ti fa delle avance, delle cose, perché magari cerchi soltanto delle relazioni di qualità, come chiamano gli americani, no? Una persona che ti capisca. E, per cui questi bastardi, veramente, perché bisogna chiamarli con questo nome, che sono poi delle bande criminali organizzate e che operano almeno in 5-6 persone dietro, noi non lo sappiamo, però loro sono tutti ben organizzati, infieriscono e vanno a toccare i punti della tua personalità, per cui non ti sembra vero di poter parlare con una persona che ti capisce al volo. E tutto questo è studiato nei dettagli, e un po' studiano quando ti agganciano e ti fanno parlare, ma tante cose la sanno già in precedenza. Come mai le sanno in precedenza? Io vorrei suggerire a tutte le persone che ci ascoltano, quando dismettete un computer o un telefonino, resettatelo, pulitelo, e soprattutto le amministrazioni, gli ospedali, eccetera, perché gli hardware vanno a finire nelle immondizie varie, che poi vengono spedite in paesi terzi. E lì ci sono bande ormai. Però sai, Yolanda, che mi è capitato di sentire delle persone, anche degli amici, che si erano accorti camminando in una via, in una piazza solita dove loro lavorano, si erano accorti di avere delle persone vicine che li ascoltavano, Giovanni, e li ascoltavano con abitudini, nomi, al telefono, parlando al telefono. E dopodiché sono arrivate una serie di truffe dopo, perché telefonavano addirittura a casa facendo nomi e cognomi di persone che conoscevano. Attenzione, perché ci sono anche queste modalità di truffa, Giovanni e Antonella. Ma infatti la premessa è quella che ormai diciamo da tempo, che tutto il mondo di internet e tutto questo mondo è poco protegge poco, quindi rende tutto molto fruibile. Inoltre, un altro elemento per la signora, così come per le persone truffate, per Yolanda, è che chi non fa del male non si aspetta del male. C'è proprio un principio semplicissimo, cioè chi si approccia in maniera sana alla vita non pensa che ci sia qualcuno che si approcci a lei in una maniera differente. Questo è il principio su cui poi dopo si innesta la truffa. Antonella, sì, poi ecco, chi non fa del male non pensa che gli venga fatto del male. Certo, assolutamente, anche perché succede proprio questo, si incistano nella mancanza. Sbaglio, si chiama meccanismo di identificazione proiettiva. Esattamente, bravissima. Cioè io proietto nell'altro, perché si incistano ciò che io farei. Che io farei, esatto, per cui si comincia ad avere un dialogo con lo specchio di se stessi. Loro cosa fanno? Incarnano la persona, proprio si aderiscono proprio, è proprio un'adesione a quello che la persona si aspetta di sentire. Per cui cosa succede? Succede proprio questo. La persona aspetta delle cose e loro gliele danno in continuazione, per cui cosa creano? Creano la dipendenza affettiva e creano quello che viene chiamata anche la sindrome di Stoccolma, cioè pur essendo consapevoli che mi stanno fregando, io ancora non riesco a credere che mi stiano fregando. Giampiero Grossi, lei è l'assistente legale di Domizia. Sì, mi sono occupata della parte investigativa. Ecco, questi soldi arriveranno, cioè allora, verranno restituiti? Il consiglio che do a tutte le vittime, innanzitutto, di non stare sole, quindi di stare sempre in compagnia di familiari, affetti. L'affetto familiare, un affetto di un compagno è importantissimo, perché altrimenti si vive in sintonia con questo telefono, con questo computer e non se ne perché esce più. Perché Domizia si era trovata sola. Sì, la solitudine è il grosso problema, non bisogna stare soli, bisogna stare sempre in compagnia di qualcuno, di un familiare, di un amico. Questi soldi ritorneranno secondo lei o no? Allora, qui c'è una sorta, diciamo, di riciclaggio a livello internazionale. Addirittura? Sì, il giro è grosso. Mamma mia. Allora, la pratica c'è sottoscritto il suttorio
E comunque il giro è molto grosso, quindi che va da New York, Dubai, alla Germania. E quindi noi abbiamo chiesto con lo studio legale delle investigazioni per quanto riguarda proprio il riciclaggio di questi denari, perché in questa mafia dietro c'è il traffico stupefacente e più le romance scams, quindi adesso esatto. Che sono arrivate anche in Italia e stanno facendo strage. Ecco, attenzione, quello che stiamo facendo è l'appello, Yolanda, tu lo sai che io ci tengo. Attenzione, non perché non è che questa roba qui riguarda Domizia, no. Yolanda o pochi altri. Tutti. Occhio, occhio, perché sì. Stanno diventando delle truffe ben esatto. Organizzate esatto. Dove ognuno può cadere sì. In maniera diversa, partendo da un broker finanziario, partendo da un investimento come sì. È successo ad esempio sì. Alla mamma di Valeria Marini, Gianna Oro, che saluto. Sì. Partendo da una fotografia su internet, perché lì ci sono addirittura organizzazioni che sono internazionali. Occhio, diamo e facciamo un appello, Yolanda. Sì, sì. Ma assolutamente, io sono molto contenta che tu mi avevi già invitato 4 anni fa, quando in occasione dello scandalo americano, ti ricordi, delle molestie sessuali, sì, sì. Sui registi, eccetera, perché questo è un fenomeno identico, nel senso che il silenzio e la vergogna fanno sì che sia tutto sommerso, quello che esce solo la punta dell'iceberg, e invece bisogna parlarne di questo fenomeno e parlarne in modo serio. Poi voglio ringraziare la RAI che ha messo in pista una nostra richiesta che facciamo da anni, che è questo di mettere un corso di alfabetizzazione digitale, perché quello che accomuna tutte noi vittime, sì, oltre al fatto della curiosità e del fatto che non conosci l'argomento, è che scambi per vero quello che vedi in internet, perché non si conoscono i deepfake, e cioè come si dicono, i video taroccati, le fotografie che si muovono per via dei software sofisticati. C'è proprio una non cultura, e non solo nelle persone della mia generazione, ma anche persone di 30 anni. A Cazzaniga, che è un ragazzo giovane, uno sportivo, un uomo di successo, cioè smettiamo di pensare alle vittime come delle poverine isolate, non è così, occhio, ci sono persone normalissime che possono essere truffate perché sono dei delinquenti, sì. Cosa? Che starnazzano, sì, come nel Campidoglio, che vogliamo veramente che la gente si renda conto, e non vogliamo più essere vittimizzate una seconda volta, perché quelle poche che riescono a esporsi, io ringrazio tantissimo anche Domizia che l'ha fatto, e tutte quelle rarissime persone che escono, sì, hanno una difficoltà enorme, perché sono criticate dall'entourage, certo, e tutto, tutte dicono, cose che sappiamo. Ma certo, ma Yolanda lo so bene, perché dicono, ma come hai fatto, come hai fatto a caderci, invece sono dei criminali, agiscono sulla mente delle persone, plagiano le persone e agiscono a volte anche su... Manipolano, c'è la manipolazione, che è un concetto... Esatto. Il concetto dominante... Io volevo... Grazie. Io volevo... Domizia, abbiamo solo 30 secondi, sì, in chiusura. Allora, il meccanismo che si instaura quando si danno così tanti soldi, tant'è vero che io stavo preparando 40.000 euro per darglieli, è un meccanismo contorto che parte da un principio di programmazione neurolinguistica manipolativa. Perché poi quando tu hai dato già una tranche, non si danno tutti insieme, certo, poi ti fanno sentire in colpa dei soldi che stai perdendo, non di quello, certo, dei soldi che stai trasmettendo. Allora, noi di conseguenza dai soldi, perché nel momento in cui paghi dei soldi, perché ti fanno vedere un mondo. Esatto, brava, perché ti hanno raccontato una star, un sacco di balle e di bugie, questa è la verità.